colpo di bilancio per i due nuclei specializzati dei Carabinieri di Padova, il NIL, ovvero il Nucleo Ispettorato del Lavoro coordinato da Giuseppe Massafra, e il NAS, Nucleo Antisofisticazioni e Sanità. Quest'anno abbiamo aumentato i controlli del 33% rispetto al 2022, poi in tutti gli ambiti della nostra specialità, sia nell'ambito sanitario, sia nell'ambito della commercializzazione, della tracciabilità dei cibi, proprio a tutela dei consumatori. Quindi la nostra attività viene svolta principalmente sulle attività ispettive di iniziativa, poi sulle campagne del Ministero della Salute e sulle allerte per quanto riguarda sia le allerte alimentari che vengono diramate alla Comunità Europea quando ci sono prodotti che possono creare danno per la salute pubblica, e sia sulle allerte di tutto quello che riguarda i cosmetici, i farmaci e che quanto riguarda i materiali che possono creare danni per la salute pubblica. 3.200 pubblici esercizi tra Padova e provincia e la maggior parte rispettosa delle regole, però c'è la volontà di arrivare a zero di sanzioni, che è veramente un obiettivo che mi prefiggo di raggiungere attraverso cosa? Attraverso la formazione continua e costante anche a livello territoriale. Quindi siamo noi che ci avvicineremo al territorio attraverso le spiegazioni di come rispettare le regole. In base a questo, ecco perché abbiamo chiesto l'aiuto ai NAS. La concorrenza sleale che cosa comporta per voi? La concorrenza sleale è un costo per chi rispetta le regole, perché chi rispetta le regole ha una burocrazia maggiore, ha dei costi maggiori per la tenuta di queste regole che chi non le rispetta non ha. Quindi in questo senso è una concorrenza sleale. Ma attenzione, perché qui ci va di mezzo anche la tutela della salute. Non dimentichiamo che tutta questa formazione è mirata alla tutela della salute del consumatore finale. C'è qualcosa che il consumatore, che possiamo dire al consumatore, cioè come possiamo riuscire a capire se siamo di fronte a un esercente onesto, c'è qualcosa che ci può mettere in allarme? Beh, assolutamente sì. La normativa è molto diversificata. In ogni caso, ecco, se si entra nell'esercizio commerciale, bisogna fare in modo che, ovviamente, bisogna controllare anche la qualità del prodotto. Bisogna verificare, insomma, che siano esposte le tabelle dei prezzi, siano esposte soprattutto le indicazioni relative alla provenienza del prodotto, che ovviamente deve essere un marchio certificato della Comunità Europea. Con riferimento invece ai trattamenti sanitari, soprattutto trattamenti, insomma, legati a questi studi medici, non fidarsi troppo di coloro che offrono dei trattamenti a prezzi particolarmente scontati. Sono spesso dei trattamenti costosi e bisogna sempre affidarsi a dei professionisti certificati. Quindi diffidare sempre da quelli che possono essere degli specchietti per le allodole. In caso di dubbi, rivolgersi ai carabinieri, rivolgersi ai reparti territoriali o direttamente al NAS o al NIL. Noi siamo a loro disposizione.